più capitalizzati. Molto male le banche e il lusso. Greco? Abbiamo perso tempo, denaro e anche speranze. Però da questo punto di vista tutto il ragionamento, tutto il racconto che tu stai facendo ormai da una settimana del coronavirus è diventato anche nello stesso tempo politica, perché oggi, come sapete, Salvini, il leader dell'opposizione, è andato al Quirinale, ha presentato per primo, bruciando in qualche modo sul tempo anche il governo, un suo piano economico per il post-coronavirus, per riprendersi dal coronavirus, non solo, ma anche qualcuno sui giornali oggi ha ipotizzato l'idea di un governo di salvezza, sì, di unità, sì, nazionale, che mi sembra già accantonato. Però sì, anche perché pure lì il messaggio è un po' contraddittorio, state calmi, va tutto bene, facciamo il governo di emergenza. Il messaggio contraddittorio c'è sempre, però credo che sia anche giustificato da un nervosismo. Noi siamo oltre il limite della crisi nervosa, siamo di più. Una patologia ormai quasi, sì, isterica. Detto questo, però, il passaggio fondamentale è: sì, siamo in recessione, è inutile che neghiamo questa realtà, questa evidenza, lo siamo con tutte le scarpe. C'è però un passaggio interessante nei rapporti con l'Europa. Questo è un governo che ha, come dire, una forte carica europeista, anzi, in qualche modo si è creato per restare, sì, in Europa. L'idea è quella, maggioranza e opposizione su questo sono d'accordo, di sforare quel maledetto rapporto, sì, deficit-PIL del 3%, e quindi lì potremmo averci un po' di vantaggio. E arrivare, diciamo, a un'operazione che potrebbe, diciamo, costare più o meno una decina di miliardi di agio, di possibilità di crescita, che potrebbero, ma parliamo da qui a 12 mesi, dare un po' di ossigeno alle, allora, nostre casse. Allora, sempre ricordando, quindi riprendete mano i telefoni perché sto arrivando, mi fate vedere, Alessio, mi fai